su di Noob con il drone e l'ho schiantato andando in retromarcia. Adesso sono qua in mezzo alla c***o di macchia mediterranea a cercarlo. Porca p***a. Finalmente si guida. Doveva essere una Fiat Mobi like, qualcosa che noi non abbiamo. Invece poi hanno detto hai no car reservation but upgrade automatic. E non sei tabon. E qua come cazzo è polizia. Polizia. Rio è piena di polizia. Tra 3 km in uso le tue corse. Ho sbagliato strada. Cazzo, forse ho preso molto. Sono affamato. È un po' che voglio fare colazione, ormai sono le 11 passate e volevo farla in un paesino lungo la costa. Però finora non ho trovato paesini, ho trovato paesotti, città, tra l'altro strapiene di gente, strapiene di baracche. Io non so, mi vergogno un po' a dirlo, però delle volte a passare per quelle zone degradate, nelle favelas, non so, mi sento fuori posto. Mi sembra che non siano abbastanza buone per me. Passiamo proprio da un estremo all'altro. Qua c'è gente nei villaggi turistici che va al golf club e appena fuori dal golf club, dal country club, c'è la favela. Thousands of tears later. Sono andato in un ristorante un po' caratteristico e il proprietario, personaggio, ci siamo capiti un po' a gesti. Gli ho fatto capire che non volevo mangiare tanto. Mi fa sì, siediti qua. E arriva con un piatto enorme, con la colma, così. Riso, patate fritte, bistecca, uovo, fagioli neri. E la farofa con la banana. Troppissimo. Gli chiedo il conto e mi fa 40. 40 in barese. Perché gli do una banconota da 50 e lui gesticola un po' e mi dà un resto. In metà monetine e una banconota stropicciata a 2 reais di 4 reais. Gli dico, senti, ok, va bene tutto, però mi ha dato 4. Poi allora ha mercanteggiato un po', mi ha dato una bottiglietta d'acqua fresca. Mi ha dato 6 reais. Hai capito? Cioè, sei gringo, fai il prezzo da gringo. E piove. Eccoci qua, sono sulla spiaggia di Paracel. Ma sapete che c'è? Secondo me non fare un cazzo è un'attività di gruppo o di coppia. Io non fare un cazzo da solo. Vabbè, mico solo guardando i mico, che sono queste scimmiette qua. Sono curiosissime e vengono all'ostello in cerca di cibo, ma anche attenzioni. All'ostello c'è un bel po' di gente, per lo più sono israeliani, però ci sono anche argentini, uruguayani e altri sudamericani. Provo a fare un po' di amicizia con gli israeliani, che sono un bel gruppone, tutti freschi del servizio di leva. Ah, purtroppo anche oggi il tempo non è dei migliori, piovigina ancora. Però non ho alcuna intenzione di rimanere tutto il giorno qui a Paracel. Prendo la macchina e con quattro di questi ragazzi israeliani andiamo verso il cuore del parco naturale del Kairos. Prendiamo un sentierino e ci addentriamo nella foresta, che in questa regione qui si chiama Mata Atlantica. Dopo 3 km circa, in questa foresta che è meravigliosa, arriviamo a destinazione, una spiaggia, beh, diciamo segreta, perché si può raggiungere solo a piedi o in barca. Praia do Sogno. Mentre i ragazzi rimangono qua, io ho intenzione di salire al Kairos. All'inizio del sentiero incontro 3 operai che sono lì a costruire una scala. Mi fermano e mi chiedono dove stia andando. Io mi spiego un po' a gesti, ma appena capiscono che sono diretto alla cima della montagna, se la ridacchiano e poi mi dicono sì che il posto è bello, ma di stare attento e attento a qualcosa come horse, orsa, angi horse, o forse la onsa pintada. Beh, comunque io non capisco niente di quello che mi stanno dicendo, quindi proseguo tranquilli. Ma poco dopo, in posti come questo non è tanto facile capire da che parte sia il sentiero.
guadagnato un po' di quota, siamo a circa 300 metri, però c'è ancora un'umidità buona per coltivare i chiodini. Ci sono insetti enormi, ogni tanto me ne svolazzo davanti qualcuno. Qui c'è un segno, però non vedo più tracce da nessuna parte. Finora stavo andando su dritto per la montagna per arrivare alla prima cresta, sull'anticima che è là sopra. Quindi anche questo è un segno, è proprio il più evidente. Quindi questo può essere il sentiero. Voi lo vedete che io faccio fatica. Mi sento osservato. Ogni tanto sento che si rompe qualche ramo intorno a me, quindi ci sono degli animali grossi, ma forse delle scimmie. Mi sono perso. So che ho detto così mille volte, ma ho provato ad andare su dritto per arrivare sulla cresta, però qui la vegetazione è fitta, non si passa di qua. Ci sono segni dovunque, è tutto un dedalo di tracce molto flebili, perse nella vegetazione. A questo punto mi rendo conto di non conoscere l'ambiente in cui mi trovo e quindi decido di tornare indietro. Però è navigabile, insomma, non è proprio una giungla impenetrabile, per fortuna. Quindi cercherò di raggiungere il torrente e prendere quello come riferimento. Beh, ho scoperto il moto perpetuo. Come funziona sta foglia? Non tira una bava di vento. Finalmente ho ritrovato il sentiero. Un sentiero. È un peccato non essere arrivati in cima, perché credo che il sentiero in realtà ci fosse. Io l'ho perso lì dal torrente. Però quello che importa è aver fatto questa esperienza nella foresta pluviale atlantica, che non avevo mai visto. Prima di fare questo viaggio non avevo idea che il Brasile potesse essere così bello. Certo, non ha una grande fama come paese turistico, ma non gli mancano il clima tropicale, la gente accogliente,
la cucina stravagante, i prezzi accessibili e i paesaggi mozzafiato. E ancora non abbiamo visto l'entroterra. È anche un paese che sta diventando sempre più prospero, anche se questa prosperità non sta andando a colmare le disuguaglianze sociali che ci sono e che vanno a macchiare l'immagine del paese. Se non fosse per questo, credo che il Brasile potrebbe diventare una delle mete più ambite al mondo. Give me reactions, emotions. I'm having fun. So much fun.